Salve a tutti, sono Fabio Viani, presidente del Consorzio del Prosciutto Toscano. La nostra storia, la storia del Consorzio del Prosciutto Toscano, nasce all'incirca intorno al 1990, quando alcuni produttori si sono riuniti e hanno deciso di valorizzare la produzione del prosciutto in Toscana. Quindi è stato un lavoro lungo e laborioso che ha portato nel 1997 ad avere la tutela del prosciutto toscano. Cosa abbiamo fatto? Ci siamo riuniti, abbiamo verificato i nostri sistemi di lavorazione, di produzione, abbiamo cercato di uniformarli rispettando sempre le varie personalità di ogni azienda. Abbiamo stilato un disciplinare che poi definitivamente è quello che ha dato le regole alla produzione del prosciutto toscano. Abbiamo avuto, ripeto, nel 97 la denominazione di origine protetta. Il nostro disciplinare comincia fino dall'allevamento e dalla macellazione dei suini che poi daranno le cosce che perverranno ai prosciuttifici, e quindi tutto questo percorso è controllato e certificato da un ente terzo, un ente certificatore che ci segue. Abbiamo cercato di allinearci all'allevamenti, alle produzioni e alla macellazione degli altri prosciutti, denominazione origine protetta d'Italia. In modo che abbiamo una filiera, quella del suino pesante italiano, che ci approvvigiona delle cosce necessarie. Ogni settimana i nostri stabilimenti ricevono gli ispettori dell'ente certificatore che controllano le cosce fresche che arrivano pronte per la lavorazione. Da qui comincia il controllo che termina addirittura alla fase di affettamento e di vendita dei prosciutti toscani. Basti dire che ogni vaschetta che esce dai nostri stabilimenti ha un numero cronologico che riporta alla partita e all'allevamento che ha prodotto quel suino. Prosciutto toscano. Ci fregiamo di dire che è diverso dagli altri prosciutti. Perché? Perché la tradizione nostra è, come dire, la più giovane nell'ambito dei consorzi del prosciutto, però è, come sempre, assimilabile alla regione, perché noi vendendo il prosciutto toscano vendiamo la Toscana, vendiamo il territorio. Il nostro prosciutto ha una caratteristica. Questo tipico taglio a V. Che vuol dire? Vuol dire che togliamo la cotenna all'inizio della lavorazione perché 100 anni, 200 anni fa i nostri produttori non erano altro che contadini o avevano piccoli laboratori o erano macellai, che la produzione veniva fatta pressoché in casa. Quindi nella Toscana inverni rigidi non ci sono come nelle regioni del nord, quindi i nostri produttori di allora cosa facevano? Toglievano questa parte di cotenna lasciando la parte muscolare libera e quindi mettendo già sopra lì il sale, no? Questo perché lo toglievano? Perché non essendo molto freddo, avendo paura che il prodotto non assumesse il sale, volevano essere sicuri che il prodotto, in poche parole, non andasse a male. E questa tradizione è rimasta fino ad adesso. Quindi le nostre cosce ricevono questo taglio, viene tolta questa cotenna e naturalmente questa assunzione del sale insieme agli aromi del territorio, all'oro, il pepe naturalmente non viene dalla Toscana, l'aglio. Le varie ricette che vengono usate in ogni stabilimento portano dopo 14, 16, 18 mesi a una fragranza, a un sapore più deciso che ci fa differire dagli altri tipi di prosciutto. Naturalmente questo è soggettivo, ma questo è il nostro punto di forza che
che decliamiamo ogni volta vogliamo promuovere il prosciutto toscano. Un sapore deciso, un sapore asciutto, perché naturalmente questo taglio e la maggior facilità con cui il prosciutto asciuga ci porta a un prodotto, ripeto, con un sapore più deciso. Questo ci ha portato ad enormi successi dall'inizio del consorzio. Ci siamo sviluppati in Italia, su tutto il territorio nazionale, in tutto il trade di vendita. I negozi tradizionali, le grandi catene di distribuzione hanno tutte in assortimento il prosciutto toscano. È stato veramente un successo passare i 20 anni con una crescita molto, molto importante, direi esponenziale. Ci conoscono non solo in Italia e quindi arriviamo all'esportazione. Siamo esportatori del prosciutto toscano un po' in tutti i continenti. Abbiamo sviluppato attività negli Stati Uniti, esempio in Asia, a Hong Kong, a Singapore. Abbiamo rapporti con l'Australia, naturalmente prima di questo è venuto tutta l'Europa, il Nord Europa specialmente, e quindi siamo veramente contenti del percorso che abbiamo fatto. Le nostre aziende si sono impegnate, rimodernate, hanno tutti dotato i loro impianti delle tecnologie necessarie sia per la produzione, sia per il sezionamento, sia per l'affettamento. E quindi con questi mezzi abbiamo fatto passi da gigante. Purtroppo siamo in un momento in cui è intervenuto un problema, questa emergenza Covid. E cosa facciamo? Al momento abbiamo solo registrato delle grosse diminuzioni di vendite. C'è un mondo che gira intorno a tutto quello che riguarda la ristorazione, quindi ristoranti, alberghi, bar, pizzerie, mense, che si sono praticamente fermati. Il supermercato stesso, l'ipermercato, che era un nostro cliente importante, ha registrato un calo evidente nella vendita al banco del prodotto affettato. Questo perché, per rispettare le norme che sono state indicate, il pubblico, il consumatore, si ferma sempre meno davanti al banco della gastronomia per aspettare il prodotto affettato lì per lì. Quindi questo si chiama, diciamo, il peso variabile. Questo tipo di vendita ha subito un calo enorme. Messo insieme a quello che dicevo dell'Horeca, ha creato un calo delle vendite importantissimo. Il problema è che non c'è una soluzione a questa situazione, perché qualsiasi tipo di vendita, qualsiasi tipo di situazione, sia il supermercato sia il negozio, sono costretti a seguire il momento attuale. Quindi, se il consumatore non si ferma e non chiede il prosciutto affettato, questo è un problema, quella vendita l'abbiamo persa. C'è stato per un momento, nei primi periodi dell'emergenza, cioè le prime 2 settimane di marzo, dove abbiamo registrato un trend positivo del prodotto affettato, ma è stato solamente un momento, perché poi si è verificato di nuovo un calo. Questo perché? Perché, come ben sapete, stando a casa, tutte le famiglie, tutte riunite, hanno cercato, anche per passare il tempo, per far passare questo brutto momento di crisi, di far da mangiare, creare ricette, stare insieme. Quindi quello che era un prodotto che veniva anche usato nei momenti di poco tempo è praticamente il risultato, come dire, anche troppo, e quindi la famiglia ha consumato generalmente meno prosciutto. E allora le soluzioni, francamente, non le troviamo. Il prodotto che va in vendita adesso
è stato salato e lavorato 14, 16, 18 mesi fa, quindi pronto per la vendita. La qualità è estremamente importante, quindi la vogliamo valorizzare continuamente, nel senso non dobbiamo scendere a compromessi, cioè vendite svalorizzanti o promozioni con sconti troppo forti, questi cerchiamo di evitarli. Il nostro programma come consorzio, cioè quello di promuovere e comunicare il nostro prosciutto, aveva delle date ben precise. Abbiamo visto annullare le fiere che avevamo previsto. Esempio, la più vicina era il Cibus di Parma, che praticamente doveva essere proprio in questi giorni. Se, di seguito a questo avevamo il Summer Fancy Food a New York, anche quello annullato. Abbiamo altre piccole iniziative anche regionali che sono saltate. Quindi abbiamo un percorso tutto da rinnovare. Siamo presenti nei canali social con il prosciutto toscano e cerchiamo di comunicare sempre di più la qualità del prodotto, le nostre ricette, come usare il prosciutto nell'antipasto, nei panini, nelle ricette particolari. Però, insomma, sono tutti, mi sento di dire, palliativi in attesa che ci sia una riapertura che possa portare il pubblico e i consumatori di nuovo a frequentare tutti i negozi, i supermercati, i supermercati, i ristoranti, le pizzerie, che possano di nuovo dar sfogo alle nostre vendite e fermare.